aggressione in litoranea, muore Natalino Migliaro. Fiume Tusciano, ordinanza dei commissari. Operazione della DIA, sequestrati beni. BTP Tecno Battipaglia, 44 milioni di euro trasformati in penali. Decesso all'ospedale di Eboli, 4 medici sotto inchiesta. Maltratta moglie e figli, arrestato 53enne. Vandali a Bellizzi, segnaletica distrutta. Borgo Gromola, successo per la tombolata. Le bolle in danza, Natale vie ballando. Non ce l'ha fatta Natalino Migliaro, il giovane battipagliese aggredito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi in località Versana, mentre era in auto con la fidanzata. Questa mattina intorno alle 6 è deceduto al centro riabilitativo di Campolongo a causa di un arresto cardiaco. Natalino aveva lasciato l'ospedale San Giovanni di Dierruggi d'Aragona di Salerno pochi giorni fa, dove era ricoverato dall'ottobre scorso. In questi mesi gli è stato rimosso il tracheostoma e da pochi giorni Natalino aveva potuto riprendere ad alimentarsi e respirare autonomamente. Difficile sembrava il recupero dell'udito ad entrambe le orecchie e la vista ad un occhio a causa di un esteso ematoma. Il ragazzo aveva perso oltre 30 kg. Nella nuova struttura avrebbe dovuto iniziare la riabilitazione psicomotoria e neurologica, un percorso che si preannunciava ancora molto lungo. Tanti messaggi di cordoglio che Battipagliese non solo stanno lasciando sui social network in queste ore. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa di fissare l'esame autoptico previsto nei prossimi giorni e successivamente sarà consegnata alla famiglia. L'autopsia dovrebbe essere effettuata presso l'ospedale di Battipaglia. Il comune di Battipaglia chiude gli scarichi di acque reflue non autorizzati nel fiume Tusciano. Lo ha deciso la commissione straordinaria che ha emanato un'ordinanza coattiva che dovrebbe finalmente risolvere l'annosa questione dell'inquinamento del Tusciano. La commissione ha posto l'assoluto divieto di scarico di acque reflue di qualsivoglia natura e provenienza nel fiume in assenza di apposita autorizzazione. Pertanto tutti i proprietari o amministratori di immobili, nonché i titolari o legali rappresentanti di unità produttive dotate di scarico recapitante del fiume e privi di autorizzazione dovranno provvedere alla cessazione degli scarichi stessi al fine di evitare ulteriori sversamenti. Il termine perentorio è stato fissato al 10 febbraio. L'obiettivo dichiarato dal Comune è la salvaguardia della salute pubblica da perseguirsi limitando i fenomeni molesti, assicurando alla collettività le migliori condizioni di vivibilità dei luoghi. La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per 1,5 milioni di euro nei confronti di Salvatore Mainardi, un 52enne residente ad Angri. Il provvedimento, a firma del presidente della sezione misure di prevenzione del locale tribunale, su proposta avanzata dal direttore della DIA, ha confermato la tesi investigativa sostenuta dagli investigatori che già nell'agosto del 2013 aveva consentito di sequestrare all'uomo conti correnti e disponibilità finanziarie. Il tribunale, dopo un'articolata istruttoria, ha ritenuto di provenienza illecita le ingenti disponibilità economiche utilizzate da Mainardi per l'acquisto di un significativo patrimonio immobiliare e societario, accumulato dal 2000 a oggi. 44 milioni di euro che in 3 anni e mezzo invece di produrre lavoro si sono trasformati in penali, quindi in denaro liquido che Gianfederico Vivado ha incassato dall'Alcatel per conto della BTP Tecno. Ma a fronte di quel denaro che avrebbe dovuto garantire lavoro per almeno 10 anni alle maestranze battipagliesi, i lavoratori si trovano oggi senza stipendio e senza prospettive. Mercoledì mattina i lavoratori BTP si sono recati al Mise, lì pacificamente hanno tenuto un presidio ottenendo di poter parlare con il responsabile delle vertenze del Ministero, il dottor Castano, che ha assicurato che non verranno abbandonati. Entro pochi giorni Castano dovrebbe incontrare l'imprenditore libico, la cui azienda, la QSE, si era impegnata a risollevare le sorti della BTP. Prima di Natale dovrebbe giungere la convocazione di un nuovo tavolo, che si spera sia risolutivo. Sono 4 i medici indagati per la morte della 72enne Fernanda Bergamo di Eboli, l'insegnante in pensione è deceduta mercoledì mattina in sala operatoria. La paziente si era sottoposta a una banale operazione di colecisti quando il quadro clinico è cambiato. Per i medici si è verificata una bradicardia. L'inchiesta penale è partita ieri mattina. I familiari dell'insegnante sono giunti in caserma e hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Eboli. Nel pomeriggio potrebbe già essere effettuata l'autopsia. I camici bianchi sono accusati di concorso in omicidio colposo.
Un uomo di 53 anni di Ponte Cagnano è stato arrestato nella notte dai carabinieri dopo aver maltrattato e picchiato moglie e figli. Non era nuovo il 53enne a queste violenze nei confronti dei familiari. I militari lo hanno bloccato e arrestato, ponendo fine alle vessazioni subite dalla consorte e dai figli. Atti vandalici in pieno centro è quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Roma, arteria che attraversa l'agglomerato urbano di Bellizzi. Il RAID ha coinvolto la segnaletica stradale sperimentale fatta installare nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale per poter regolamentare le viabilità sugli assi viari principali, ad avere la peggio in particolare le delimitazioni spartitraffico, danneggiate probabilmente in seguito all'impatto con un'automobile. Un'azione salutata con rabbia dal sindaco Mimmo Volpe sui social network, che oltre a predisporre l'immediato ripristino della situazione, ha presentato una diffida contro ignoti alla locale stazione dei carabinieri, per risalire ai responsabili dello spiacevole gesto. Grande successo per la tombolata organizzata dalla squadra campana Borgo Gromola. Tante le persone che ieri sera hanno partecipato all'evento presso l'hotel Savoy Beach a Capaccio Pestum. Una serata ricca di premi e buona musica con il gruppo Angelo Loia Quartet. Presenti l'assessore Franco Sica, il presidente del Borgo Gromola, Emanuele Marandino, il mister Quaglia e i ragazzi della squadra. Per chiudere la piacevole serata, una grande torta accompagnata da un brindisi finale. Un weekend di eccellenza per la danza al centro commerciale Le Bolle di Eboli. Il prossimo fine settimana lo store esploderà di musica, danza e allegria con le scuole di ballo che sabato 13 dicembre si esibiranno sul palco allestito nel cuore delle bolle. Il Gran Gala della Danza, giunta alla seconda edizione, è stato fortemente voluto dal direttore del centro commerciale Flavio Longobardi, con la direzione artistica e l'allestimento luci ed effetti speciali di Art Sound dei fratelli Lodi. Saranno 16 le scuole di danza provenienti dalla provincia di Salerno che calcheranno il palco del centro, un tripudio di luci e colori che daranno emozioni natalizie a tutti i partecipanti e a tutti gli ospiti delle bolle. Le sorprese non finiscono sabato 13, ma si prolungano fino alla domenica con l'atteso ballerino Stefano De Martino. Lo spettacolo, che vedrà la partecipazione del famoso ballerino, sarà curato dalla maestra Antonella Ferrante del Centro Danza.